È una Lincoln bianca, settore B, numero 5. Mia madre. Se papà è quello che ama i dolci, abbiamo pensato alle meringhe e alle gelatine di frutta. Poi io provvedo ai mirtilli e ai tuoi cornetti. No, lo sai che non so cucinare. Sì, ci vediamo domani allora. Prepara la pancia. Marathon, posso esserle utile? Glielo auguro. Che cosa posso fare? Mi dica. Tanto per cominciare, faccia sparire quel fottuto sorriso ebete dalle sue rubiconde guanciotte cicciottelle. E ora mi dia la svelta una fottuta automobile, una fottuta Datsun, una fottuta Toyota, una fottuta Mustang, una fottuta Buick, quattro fottute ruote e un sedile. Fingerò di ignorare il modo in cui si sta rivolgendo a me. Io invece non fingerò di ignorare che la sua compagnia mi ha lasciato in un fottuto parcheggio con delle fottute chiavi di una fottuta auto che qualcuno si è fottuto. Come non fingerò di ignorare che ho dovuto attraversare una fottuta autostrada e persino una fottuta pista di rullaggio per tornare a godermi l'intelligente sorriso della sua faccia da profiterol. Io voglio una fottuta macchina. E questo entro un fottuto secondo. Posso vedere il suo contratto di noleggio, per favore? Ci ho sputato su e l'ho stracciato. Oh, bene. Oh, bene cosa? Lei è fottuto, lo sa? Siete messi contro la persona sbagliata! Ehi, 86, ti vuoi muovere? Hai bloccato la fila. Lei dove deve andare? A Chicago. A Chicago? A Chicago. Lo sa che questo è San Luis? Sì, so leggere. Perché non ci vai in aereo? È più veloce e le danno anche un pasto. Se volevo divertirmi, ti avrei seguito nel cesso per vederti urinare. Allora, mi vuoi aiutare o no, flaccido orango, mongoloide pieno di pidocchi? Ma che fai? Stavo per fracassarti la testa come un melone.